In diretta, se posso. Sì, parte. Come stai? Intanto partiamo da qui perché hai vissuto. Bene, bene, sto meglio, tutto procede bene. Ci vuole ancora un po' di tempo, però sono contento di come sta andando fino adesso tutto il percorso. Bancheranno Suso, Bacca e Bonaventura la prossima partita. Fa un po' sorridere, eravate il tridente titolare. Sì, è un po' curioso perché abbiamo giocato tante partite insieme. E dispiace perché Carlos sta facendo bene ultimamente, anche Suso ha fatto benissimo, quindi però sono sicuro che chi giocherà darà il massimo, cercherà di fare il bene del Milan. Ti chiedo l'ultima cosa, non hai mai parlato da quando hai rinnovato il contratto, ti senti ancora più legato al Milan? E seconda cosa, te lo devo chiedere, se che reazione c'è stata, se c'è stato un sorriso dopo la sola squalifica di una giornata a Bacca dopo i fatti di Torino? Ma non so neanche cosa sia successo precisamente perché non ero lì, quindi non posso giudicare con la squalifica di Bacca, non so cosa abbia detto, cosa abbia fatto, perché l'ho vista da casa la partita. Per quanto riguarda il rinnovo, sono contento di aver rinnovato perché comunque questa è una grande squadra e quindi è bello essere qui, speriamo che le cose da ora in avanti vadano sempre meglio. Cioè, uno degli obiettivi della squadra di quest'anno era di portare anche i tifosi a un legame molto vicino alla squadra, ai colori. Lo vediamo anche questa sera in tanti che vogliono vedervi, vogliono applaudirvi, vogliono salutarvi. Ci siete riusciti? Sentite che ci siete riusciti? Sì, sicuramente il tifo quest'anno è stato molto positivo, ci è stato vicino rispetto magari all'anno scorso, a 2 anni fa, quindi questa è sicuramente una nota positiva per quest'anno. Sicuramente abbiamo fatto delle buonissime partite, abbiamo anche vinto la Supercoppa, quindi questo ha aiutato. Quindi siamo contenti di questo, speriamo che con le prestazioni si riesca ancora ad alimentare questo tifo. Bonaventura, il quinto posto non è poi così lontano, il calendario può darvi una mano perché i prossimi impegni sulla carta sono ampiamente alla portata del Milan? Sì, sicuramente le prossime partite dobbiamo cercare di fare più punti possibili e da qui alla fine comunque giocare ogni partita come se fosse una finale. Penso che avendo questa mentalità si possa cercare di scavalcare anche qualcuno che c'è davanti. Grazie ragazzi. È tutto per la Bonaventura.